Siamo a via Zeccagnuolo, una strada che definire la strada della morte non mi piace, ma è certamente una strada che crea parecchi problemi. Crea problemi per cui ci vorrebbe maggiore attenzione. Noi non siamo qui perché vogliamo evidenziare qualcosa che non ha fatto la provincia o chi è deputato alla cura delle strade, provinciale e comunale. Abbiamo un solo interesse, quello di evitare che succedano morti sulle nostre strade, e questa strada purtroppo ne ha causate già tante. E attenzione dell'opinione pubblica è venuta già via Zeccagnuolo perché c'è stato un incidente alquanto grave, per un incidente frontale. Perché non intervenire subito? Perché lasciare questi sconci? Perché lasciare i rattoppi sulla strada? Perché lasciare una strada il cui asfalto non è certamente adatto ad una strada che è percorsa da autotreni? Guardate qui, ne vengono a centinaia. Nei pressi abbiamo il raccordo autostradale, abbiamo l'autostrada 30, auto che provengono da tutto l'Agro e vanno a prendere il casello autostradale. Allora, benedetto il Signore, ma ci vuole tanto a mandare un camion o a provvedere affinché questa strada sia decente, decorosa, abbia un manto d'asfalto tale da non causare per incuria di chi è deposto alla cura del manto stradale e causi incidenti. Sta piovendo, ragion per cui la cosa è ancora più grave. Notate, c'è una barriera qui, è stata posta non so da chi, almeno una illuminazione, fra poco farà buio, qui l'illuminazione è già molto molto scarsa, ci vuole tanto a porre qualcosa di luminoso per far notare che c'è una barriera. Ecco, non me ne voglia l'assessore provinciale, non me ne vogliano gli amministratori, siano essi di San Valentino Torio che di Pagani, ma abbiate bontà. Poi ci lamentiamo che avvengono i guai e noi non siamo disponibili, assolutamente, non siamo assolutamente disponibili. Vorremmo che il nostro territorio fosse curato. E allora, signore amministratore, se ci avete ascoltato, provvedete a che questa strada abbia un manto stradale decente e che non sia più causa di morti, lutti e tragedie nelle famiglie dei cittadini dell'Agro.